Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World The Game. Mariomi, like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, raccogliamo subito la roba gratis. Andiamo belli rapidi, prendiamoci un po' di Dino Dollari in più, vai così. Ok, sono andato avanti, ho fatto un altro po' di costruzioni. I soldi sono saliti leggermente perché sto continuando a costruire. Vado dalla prima e seconda bustina e ritorno subito. Ecco la seconda bustina per noi, misterioso VIP con altri Dino Dollari molto buoni. Ok. Allora, andiamo a vedere le cosine che ci abbiamo. Ovviamente la storia non è ancora fattibile perché ho poche strutture e quindi ci metto un po' di tempo a fare la missione. Ci metteremo 2-3 giorni, presumo. Sono al 71 perché ieri ho continuato a costruire questi cosini. Vedete, pure questa linea è quasi completa. E sono a 31.704, quindi sono sempre up, perché ovviamente con questa linea di strutture ogni 3 ore recupero un bel po' di soldini. Tipo, se già vado solo su lui, prendo 2 milioni e 200.000, e non è neanche il massimo, perché non è potenziato. Quindi abbiamo tutte le strutture qua, singole, che ancora non ci arriva, ovviamente perché è piccola la struttura. Questi sono un po' per bellezza, perché in realtà le stavo levando. E poi riprendiamo 900 da lui, 48.000 là, 141.000 e siamo già a 35.000 sbuffo. Quindi fate due conti. Abbiamo preso 5 milioni, 6 milioni a botta. E già comincia a essere buono. Anche se abbiamo degli eventi che costano effettivamente 6 milioni. Poi da queste parti ci ho messo per ora questi per recuperare. Ok, eravamo a 31 milioni circa. O siamo a 35. Questo dà un bel po' di soldini. Siamo a 36 milioni. Però abbiamo fatto 6 milioni puliti ogni. Non dico 3 ore, ma circa, un po' di meno forse, perché stanno quelli piccolini anche. Ok. Vai, e si continua a prendere, non è che ho finito, eh. Ci sta la roba, anche perché di qua ci stanno pure questi. Qua ho messo pure altre due di queste casette a fare, perché effettivamente c'è scritto, almeno dai grandi giocatori Jurassic, che queste sono le uniche strutture che a una certa uno dovrebbe avere all'interno del parco. Uno perché danno un sacco di soldi ogni 21 ore. Due perché occupano soltanto uno spazio. Quindi è una delle migliori costruzioni per farmare, ok? Tra 5 ore questo è fatto. E qui siamo molto bene. Andiamoci a prendere la 24 ore. Come piace a noi. Perfetto. Altri Dino Dollari che non ci dispiacciono per niente. Un po' di DNA perché ovviamente lo uso per convertirlo in ciccia, raga. La ciccia è poca, quindi utilizzo il DNA per fare la conversione. Non sto utilizzando i dinosauri come avete detto voi, li sto cercando di fondere. Effettivamente non l'avevo fusi quelli piccolini, adesso li sto fondendo. Chance di stagione. Vai, una chance di stagione ce l'abbiamo. Stegosauro, ecco, l'abbiamo chiamato. Mo' l'ho fuso lo stegosauro, ho fatto uno stegoceratopo, quindi lo stegosauro se poi rimette a fa. Seconda chance di stagione e vediamo un po' se siamo fortunati. Soldi, soldi, DNA e DNA. Non fortunati però. Intanto 260 GV ci riportiamo a casa. Ok, allora qua c'è della ciccia e mi serve, grazie. Qua del BDNA di Velociraptor che siamo a 1600. No, scusa, 3040. Ok, quindi non siamo neanche lontanissimi, stiamo a 1000 di distanza. Torniamo indietro. Ciccia da qui e siamo a 3 milioni. E qua ci stanno dinosauri a fare, perché in realtà due l'ho tolti ieri sera e non l'ho rimessi, che sono un pirla. Ok, questi stanno a 13 ore l'uno, sinceramente potrei pure accelerarmeli, però saranno pronti per domani o stasera questi se me li accelero. Potrei pure, sì, accelerarli e poi stasera mettere qualcos'altro, quindi me li accelero al volo. Allora ragazzi, stavo accelerando i vari cosi, per sbaglio volevo fare un'altra accelerazione, ho sprecato 112 Dino Dollari, mannaggia a me che non ho guardato in tempo. Va bene, uno ce lo siamo tolti involontariamente e ho sprecato Dino Dollari. Ok, anche questi li sto facendo lo stesso per fare livellaggio e cominciare a portarmi avanti tutte le situazioni, anche perché ripeto, sto facendo molte delle fusion piccole. Infatti, mo penso e metterò a fare qualche fusion piccola. Anzi, metto prova a fare il microsauro. Me lo lascio lì bello tranquillotto. Così intanto ne mettiamo un altro a fare. Ok. Va bene. Infatti, quest'ora è 59 di viaggio. Che sicuramente poi ridurrò per fare prima. Ok. Oh, quanti bei soldini dalle Olambia. Grazie, Olambia. IVB e Olambia. Ok, quindi stiamo andando avanti. Intanto qua abbiamo altra roba, perché comunque non è che mi sono fermato. Io mo alzo di livello tutta la roba che posso.
proprio come avete detto voi, sto cercando di fondere e alzare tutto quello che posso. Infatti ho fatto anche altri ibridi, mi sono capitati altri due Alangasauro perché c'aveva un sacco di Majunga. Quindi sto in pratica facendo come mi hai detto tu. Infatti qua c'è un altro Alangasauro fattibile, il Ibonitasauro da alzare. Sto alzando tutto, infatti pure Bagheretton, guardate, 1,30 e 1,10. Quindi adesso fanno un sacco di soldini in più pure loro. Sto cercando di fare il meglio che posso per velocizzare la cosa. Tirannosauro Gen 2, l'avevo fuso ma non l'avevo ancora livellato. Quindi adesso lo livelliamo e ci fa più soldi. E quindi la situazione è questa. Sto facendo un bel lavoretto per accelerare la situazione. Allora, proseguiamo. Vediamo un po' cosa ci abbiamo da fare oggi. Abbiamo dei livelli battaglia. Perché siamo al 71, ripeto, grazie alle costruzioni delle statue del Triceratopo. Un evento esclusivo VIP provato e rimesso subito a punto. Mostri degli abissi. Terremoto. Questa è da fame e forza, raga. Questo lo dobbiamo sbloccare perché io non c'ho un monolofosauro sbloccato. E uno degli ibridi importanti alati si fa proprio da lui. E mi serve sbloccarlo assolutamente. Allora, follie migratorie ancora non lo possiamo fare. Probabilmente andrà perso. E possiamo finire scontro fra titani. Ovviamente se riusciamo con i dinosauri a gestirceli. Direi di partire a questo punto subito con la roba importante. Vediamo un po'. Intanto qua dovrebbero essere marini. Quindi è una buona cosa, almeno non ci leva i grossi. Non dovrei avere l'Indominus occupato. Spero di non avere l'Indominus occupato. Oftalmosauro, vabbè, diciamo che questi sono facili da battere perché la parte marina noi ce l'abbiamo sempre molto alta, ma anche nella vecchia serie penso che sia fatto proprio apposta. Allora, ovviamente dobbiamo andare con un Grotta che abbia più attacco e gli riduca il suo. Diciamo che così sarebbe troppo. Se vogliamo andare equilibrati possiamo andare con Rizodus. Il problema è che poi dopo lui change. In pratica l'unico debole che c'ha è l'Oftalmosauro. Quindi andiamo secchi e basta. Così andiamo a paro quello dopo. Perché quello dopo ce mena, se no, eh. Allora, a parte ce mena uguale. Però, ok. Geosauro. Abbiamo detto. Contro la conchiglia. Poi contro la grotta. Possiamo andare pure con qualcosa di leggermente più basso. Perché con raddoppio poi due attacchi se li prende. Megalodonte. E Mosasauro Gen 2 è ovviamente acquatico. Mosasauro Gen 2 con conchigliozza. La conchigliozza 160 protostega. Dovremmo farcela. Dovremmo riuscire. Ok, il primo non muore. E questa è già una brutta situazione. Il raddoppio non bastava. Ok, farà un change. 386. Non attacca fortunatamente per noi. Però eravamo rovinati. Ok, lo riduciamo a 129. 1-1. Fa un armor. Perfect. Ci siamo. 125. Ok, rifà change e mette il Geosauro. Cattivissimo che non attacca di nuovo. Sì, ma non si può andare avanti così, eh. Io ho uno bonus. Quindi ipoteticamente potrei pure fare così. E attaccare 3 e Megalodonte lo salutiamo. Anche perché poi andiamo. Ok, se può fa. Vai. Perfetto. E adesso Megalodonte dovrebbe morire. Se mi attacca 3. No, mi attacca 2, scusatemi. Quindi c'ha 1 in difesa. Bene. Noi dovremmo riuscirlo a battere. Però morirà il Protostega probabilmente. 3 e 1 da parte. Ah, ha dato uno in più all'altro. Per fortuna che ho messo uno da parte. Ok. Allora, è rimasto il suo più piccolino. Quindi attacca quasi tutto. Rimane con uno in difesa. E abbiamo fatto. Perfetto. Geosauro. Facci sognare un bel 5 sul naso di questo popolo oftalmosauro. Ok. E anche questa è stata abbastanza, non dico easy, però equilibrata. Ricompense argento. Ciccia ciccia e un altro stegosauro. Oh, manca a farlo apposta, eh. Manca a farlo apposta. 650 GV. Perfetto. Ah, una cosa che non avevo fatto è andare a prendere questi. Effettivamente l'ho messi a fare perché non prenderli. Eppure ciccia. Cioè, tanta roba, raga. Guarda che bello.
E l'altro era... Vediamo un po'. Oh, uno l'abbiamo preso. No, l'Arctodus. Invece di prendere quello buono abbiamo preso l'Arctodus. Va bene. Va bene uguale, ci accontentiamo. 1200. Vabbè, abbiamo rifatto un po' di DNA. Qui c'è l'Iguanodonte e l'Albertosauro. Questi poi li vediamo dopo. Prima arriviamo a 10.000. Casomai, se ce la facciamo, vediamo l'oro puro. Se no, andiamo a aprire questi. Andiamo a mettere gli altri. Allora, continuiamo le battaglie. Ovviamente le battaglie che ci interessano prima. Quindi, partiamo con Mostri degli Abissi. Ovviamente, siamo sempre con anfibi marini. Molto bassi. Chissà perché questi sono così bassi in confronto a tutto il livello che ho dei dinosauri. Kaiwekea. Ma questi sono bassissimi. Cioè, in pratica basterebbe proprio menaglie un attimo e vanno giù. Ok. Vediamo un po' come posso gestirmela. Qualche tartaruga allo stesso livello. Abbiamo Diplocoraspis. Loro sono tutti bassi però, facciamo così per forza. Ah, ci stanno pure le mod. Fermi allora. Abbiamo pure le mod. Però sono troppo in basso così. No, no, no. Non posso. Non puede. Devo per forza usare lui. Se non voglio ricaricare, devo per forza usare lui. E questo invece è debole a grotta. A grotta ce n'abbiamo uno medio. E abbiamo i Rizodus. Andiamo con ovviamente mod basse. Non mi sembra il caso di esagerare. Ferita condivisa riduce quindi tutte le creature della squadra avversaria per intera durata. Va bene. Legame serve per non farli cambiare, che potrebbe essere buono sinceramente. Però legame funziona solo, impedisci tutti gli scambi della squadra nemica. Ah, proprio a secco e basta. Però se sta lì presente mi sa. Ok, allora no. E a sto punto facciamo ferita, che gli abbassiamo oltretutto la vita. Ammazza, 3 milioni costa. Costosina, Interessante. Ok, cominciamo subito a abbassargli la vita. E poi le altre dopo verranno. Ok, uno da parte. E ce li leviamo anche questi. Almeno ci portiamo un po' di GV appresso. Mi attacca uno, cattivissimo. Fala aggressive. E noi facciamo la stessa cosa. Però lo facciamo in maniera che cala ancora di più la vita. Sbra. Addio. Allora, con due attacchi va giù adesso. Penso che sarebbe andato giù quasi lo stesso. Però meglio essere sicuri. Megalodonte. Ok. Due attacchi. Uccide ovviamente. Contato. Riduciamo anche a lui la vita ulteriormente. E con un attacco lo buttiamo giù. Vabbè, ovviamente era scontato che era con un attacco, perché è un Odontosaurus, è molto più grande. Però era l'unica possibilità che avevamo, se no dovevamo andare molto più sotto e non mi conveniva. Attacca uno. Vabbè, ovviamente questo è forte contro tutti questi qua, quindi ciao ne proprio. Bra. Arrivederci. Ok, portata a casa. Abbastanza relax. Questa è proprio relax, tanto tanto. Tanto mo arrivano le sfide quelle ghiozze, raga. Mo stiamo a rischio. Ok. Provate dei premi. Vai così. Un bello Zejangoptero. Bello per modo di dire. Dopodomani inizia pure il torneo di nuovo. Io me lo faccio un Owen, dai. Oddio, provo l'Owen più lungo della storia. No, ho fatto uno sbaglio. Ah no, è lento. Oddio, pensavo più veloce. Perché me ne è capitato uno velocissimo ieri, se non erro. Eccolo. Sono riuscito pure a farlo, non ci credo. Ok. Dai, no. Che è successo? Niente. Questo mi scappa, 100-100. Ok. Dai, al massimo facciamo la striscetta blu. Sono riuscito a fare questo da pazzi. Ok. Mamma mia, liscio del... Contenimento perfetto, cioè ha fatto il contenimento perfetto a liscio, a peletto. Vabbè, è roba di velociraptor. Basta, codice Owen, ma che è? Esagerazione. Uno appresso all'altro. Ok, eventi. Allora, dobbiamo fare Monolofosauro, che è importantissimo. E poi questo lo possiamo pure saltare se non riesco a farlo. Però Monolofosauro è da fa.
E Monolofosauro è solo lui. Quindi possiamo fare pure una cosa bella ghiozza. La cattiveria pura. Gli tiriamo contro un triple. Bel triple piccolino ino ino. Proprio il nostro più piccolo delle triple. Sono perso il triple. Ma mi sono perso un triple. Ah no, è perché è solo erbivori, è vero. Allora, facciamo così. Ne porto lui. Ah, cavolo, un monosteco dopo ce l'ho occupato. Me ne sono accorto solo adesso. E allora... Eolambia no, me lo devo tenere. Perché mi serve per fare quell'altro evento addirittura. È un peccato. Non sapevo che c'è un monosteco. Oddio, allora c'ho pure l'Indominus occupato. No, te prego, non me lo di... L'evento dopo sarà un problema. No, che mi manca uno. Fatemi prendere un altro erbivoro, dai. Anche a sbuffo, giusto per avercelo. Anche perché tanto penso che questo lo butta giù. Facciamo la cosa del triple. Stego ceratopo. Vedete, ho fatto uno stego ceratopo al 10. Ce l'ho. Ok. Madonna, è un 2166. Noi adesso con solitario dovremmo mettere da parte re. Da parte, no, da parte re. Il massimo che possiamo. Ok. Qui ci caricherà bestia. Noi facciamo 400 con Boreopetta. 4, 8, 12. Però ricordiamo anche il potenziamento esponenziale. E dobbiamo pensare pure a quella cosa. Ok. Noi in pratica dobbiamo tirare 8 pulito. E il Monolofosauro va giù. Comunque è il Monolofosauro più grande della storia. 165, enorme. Non attacca ancora. Per ora si sta mantenendo. Vai così. Oh, gli è passato un attacco. Gli abbiamo tolto 112. Che bravissimi erbivori che siamo. Attacca 3. Oh madonna. E ce la faccio io? Ora ci sto pensando. Io ci provo. Che devo fare? Penso di sì. Vediamo un po'. Ok, abbiamo attaccato 6. È morto? È vivo ancora? Ok, siamo nei guai. Abbiamo... Oh, ha attaccato uno però. No. Uno non basta. Facciamo 4. Ha parato 3. E poi attacchi. Per fortuna mi sono portato lo stego ceratopo. Se no avevamo perso, raga. Grazie stego ceratopo. Per fortuna ci stai tu. Con 106 attacchiamo 8. Vabbè. Che tristezza. Ok. Però intanto abbiamo sbloccato la possibilità di fare il monolofosauro. E adesso vi faccio vedere perché mi serve tanto monolofosauro. Questo lo metto immediatamente a fare. E quello deve uscire oggi il monolofosauro. Ok. Ricompensa sbloccata. Andiamo a vedere sto benedetto monolofosauro che dovrebbe stare qua in giro in realtà. Io mi ricordo che sta qua in giro. Il problema è batte ricordando sta. Che comunque sono tutti molto simili. Eccolo qua. Perché questo qua serve per fare il tapiocialosauro. Che è un raro che ha 3.7940. E fa 253.000 ogni 12 ore. Non è proprio tantissimo. Però è buono nei tempi che io entro online, perché non è che posso stare sempre ogni 3 ore, quindi non è detto che riesco sempre ogni 3 ore a entrare. E abbiamo già il tapeciara pronto, quindi il monolofosauro ci sta. E a me mi servono i pterodattili seri, veramente seri. Ok, poi abbiamo pure lui che devo ancora alzare, questo è da fondere assolutamente. Però adesso abbiamo un monolofosauro da mettere a fare, immediato, proprio, non immediatamente proprio. Eccolo qua. E me ne serve anche un altro. A sto punto, visto che ci mette 4 ore, me ne metto a fare un altro. Sono una brutta persona. Ok, carnivori. Così la prossima volta facciamo pure il fusion. Ce la facciamo per il prossimo video. Ci credo poco, però non si sa mai. Allora, monolofosauro, quanto mi costa? Eccolo qua. Vai così. Intanto due l'abbiamo messi a fare. E è un bene. Ok, proseguiamo. Ovviamente quello non ci ha dato punti GV, quindi non siamo ai 10.000 ancora. Però ci abbiamo ancora da portarci a casa lo sconto fra titani. Lo sconto fra titani è molto grosso, infatti io speravo di avere l'Indominus, invece mi sa che l'ho utilizzato ieri. E quindi mostriamo nei guai, perché questi hanno tantissima vita. Ok,
che è la preoccupazione maggiore che ho. Anche se usi triple, ho paura di non arrivarci proprio. Vedete, questa mi serviva. Quindi non è detto che ce la faccio. Io ci provo. Me la rischio. Però al massimo perdiamo. E lo mettiamo per un'altra volta e ci andiamo a fare livello battaglia. Sempre se è al nostro livello pure quello. Ok, quindi io partirei con un bel erbivoro tle. Perché carnivoro non conviene. No, erbivoro già l'ho usato. No, devo usare forza carnivoro così. Vabbè, non change. Il nostro avversario non cambia perché vede che è carnivoro. E noi ci dobbiamo andare per forza con questo sugo perché c'ha più attacco. Ok. No, però non conviene questo sugo per un motivo. Perché quello con un attacco ce lo uccide. Devo per forza andare di metoposauro. Che ci leva il carnivoro. E poi devo andare per forza di cose probabilmente con Leolambia. Perché dobbiamo contrastare Metriafodonte. Mi sa proprio di sì. Mi tocca fa così. Eh sì. Ci rimane in pratica solo l'erbivoro come nemico principale. Che è un problema. Io ci provo. La vedo alquanto improponibile questo evento, eh. Tentiamo la sorte. Ok. Allora. Due. Quindi il Sinosaropteryx già ha perso due. Tre a pizzo. Ok. E non riattacca, quindi ci dà un vantaggio doppio in questa maniera. Buono. Oserei dire molto buono. Va bene. Tre attacchi. Io per far sopravvivere i miei dinosauri devo fare un grande sacrificio. Sta ancora mantenendo da parte, però questa cosa mi turba un po'. Ok. Sta difendendo parecchio. Chissà perché questa scelta difensiva. A noi fa piacere perché stiamo piano piano... Lo stiamo abbattendo a suon di Sinosaropteryx, dai. No, quattro difese. Che cosa? Ecco, mo attacca 4. Lo farai? Attacca 4, bene per noi. Quindi ha levato tutto. Perfetto. Perfetto è un parolone, eh. Però, 1, 2 e 3. E io posso difendermi. Fammi vedere lui quant'è. 1743. E mettere uno da parte. Ok. Diciamo che è molto rischiosa sta battaglia. Allora, potrebbe attaccare 4. E attacca 4 perfettamente, quindi... che lisio importante. Allora, ipoteticamente, io ho 5, lui non ha niente. Potrei vedere un attimo la situazione. Però lui ha messo l'erbivoro. Quindi abbiamo un problema gigantesco. Ma boh, gigantesco, è 5.500. Allora, facciamo un change. Sinosaropteryx ricarica. Sì, ti voglio benissimo, proprio tanto. 4 da parte. Ok. 4 attacco, bene. Quindi hai elevato tutto. Noi ci abbiamo di nuovo 8. Allora, non metto l'erbivoro solo perché non voglio che Leolambia venga attaccato immediatamente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 2 da parte. Ok. Metoposauro morirà sicuramente. E noi cerchiamo di caricare al massimo per Leolambia. Ci sta andando discretamente. Dovremmo farcela, eh. 3 attacchi, quindi tiene uno in difesa, il maledetto. Sinosaropteryx ritorna. Sei ricaricato di nuovo. Vabbè, ma questa è fortuna bestiale, raga. Questa è fortuna bestiale, perché gli diamo del fastidio anche, tiè. Dai, menace, ghiaccia addosso. 4, vai. Facci sognare. 3, maledetto. Io ti faccio consumare tutti, mi frega niente. E continua ad attaccare con lui. 4-4. E poi dopo andiamo con Eolambia. Voglio andare bello relax proprio. Sicuro 100-100 che ce lo portiamo a casa. Guarda che maledetto, una difesa se l'è tenuta uguale, eh. Ok, portato a casa 100-100 Eolambia, dai. Eolambia ha fatto il suo lavoro. Bra. Mamma mia, Eolambia, te vogliamo bene. 19.000. Con l'Eolambia. Ok. Plesiosugo sbloccato. Allora, la bustina penso che sarà enorme. 1.300 probabilmente.
2500 DNA, 500 dinodollari, 253.000 de ciccia e il plesiosugo sbloccato. E 1000, eccoli qua, 2006. Gnam, oro puro. E sbloccato il plesiosugo. Non so se l'avevo già sbloccato, però. Allora, potremmo anche azzardare un livello battaglia, però vedo che siamo già a 30 minuti. No. Allora, facciamo così. Completa evento sconto fra titani. Fatto. Andiamoci ad aprire oro puro. Tanta roba. 10.000. Perfetto. Oro puro per noi. Vai. 500.000 monete. 2.500 DNA. 253.000 di ciccia. E un Enodo. Noi ce l'avevamo già l'Enodo, quindi Fusions. Anche dell'Enodo oggi. 1.300 GV di ritorno. Ok. E alcune sicuramente andranno qua. Vai. 1.200, pulitissime. Ok. E me devo ricordare di fast allosauro. Io spero di ricordarmelo perché ultimamente me li perdo per strada questi. Ok, intanto questi guanodonte non so quanto sia forte, anche perché non ci fa vedere l'anteprima. Dovrebbero mettere un'anteprima anche di dinosauri qua. E invece non funziona. Allora, intanto mi riattivo questo, così non me lo scordo. Qua si sono riformati dei soldi a zonzo perché ci sono dinosauri molto rapidi. Ah, le... oh, che bello sentire i soldini che tornano, specialmente dai dino. Pensiamo me li rigiro un attimo, giusto per... E niente, ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Questi di dino dollari me li farò sicuramente dopo off camera, così stiamo tranquilli. E vediamo domani cosa spunta. Dovrei cominciare a pushare pure sto nuovo ospitante, perché il Charlie, diciamo, discreto ce l'ho adesso, quindi me la posso portare. Vedrò domani cosa inventarmi e ovviamente il livello di battaglia. Mi avete detto di lasciar perdere ovviamente questo tour chiave giurassica, perché è meglio quella carnivora. E metto a fare immediatamente quel dinosauro, che è sempre 5 ore, così ce lo leviamo, anche perché tocca levarseli, raga, sono troppi. Io sto cercando di fare il meglio possibile, ma arrivano più dinosauri di quanti riesco a pulire. Cioè, non so bene cosa devo fare, una certa... Ok, guarda la roba che c'ho. Ok, intanto leviamo l'enodo, che è veloce, almeno in 5 ore si leva. 6 ore. E niente, questa era la puntata di oggi. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.